Mancano 4 giornate al termine del campionato e la Gioiese mantiene gli 8 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, la Promosport, 59 a 51, quindi ancora una possibilità domenica prossima per la squadra capolista del campionato di eccellenza di chiudere con un po' di anticipo, quindi primo match point, come si suol dire in questi casi, nella giornata della 27esima, appunto quella del 26 di marzo. E questa è chiaramente la notizia più importante della domenica, con le prime 5 della classifica tutte vittoriose, quindi si mantengono i punti di stacco tra di esse e, come abbiamo già accennato, è la Gioiese ad avvantare maggiore possibilità. La Promosport a 51 è avvantaggiata sullo Scalea, che ne ha 48 di punti, sul Brancaleone, che ne ha 45, e sulla Reggio Mediterranea, che ha 43 punti. Ecco, queste sono le 5 squadre che, tolta la Gioiese, ovviamente le altre 4 squadre dovranno vedersela per i playoff di categoria, che poi potrebbero consentire la disputa dei playoff nazionali per eventualmente una promozione in Serie D anche attraverso appunto questi playoff nazionali. Per quanto riguarda il resto della classifica, noi ci andiamo a vedere quello che sta succedendo in coda, e anche qui succede che tutte stavolta invece quasi tutte perdono, dalla Paolana che ha 28 punti alla Città di Acre, che ormai è ultima in classifica, è 13 punti, quindi è matematicamente retrocessa con la giornata di oggi, perché mancando 4 giornate, come dicevamo, 13 punti sono più recuperabili alla Bocale. E allora Bocale è a 23, Gallico Catona a 25, Gioiosa Ionica a 27 e Paolana a 28, sono le 4 squadre che per adesso sarebbero chiamate a giocarsi i play-out. L'unica a vincere nella giornata di oggi è stato il Gioiosa Ionica, che è andato a vincere fuori casa a Bocale, quindi in uno scontro diretto contro la penultima della classifica, e quindi a fare un bel salto in avanti, allontanandosi di 4 punti rispetto al penultimo posto. Esce dalla categoria, dalla griglia per layout per il momento il Sersale, che con il pareggio ottenuto sabato, nella partita di sabato a Isola Capo Rizzuto, si porta con un punticino di vantaggio appunto sulla Paolana, che è quintultima. Rischia ma poco, diciamo, il Soriano, che viene sconfitto nella giornata di oggi da 1-0 dalla Brancaleone, però ha per il momento ancora 5 punti di vantaggio sulla quintultima, e quindi potrebbe la squadra di Umberto Scorrano sperare di restare al di fuori proprio della lotta per la retrocessione nella promozione calabrese. E questo, diciamo, è tutto. Da segnalare soltanto la sconfitta, come dicevamo, della Stilo Monasterace, una delle squadre che si trova in zona di serenità, ma si giocava la partita in trasferta contro la Reggio Mediterranea, e quindi niente da fare per la squadra di Stilo.